let it bang, bang. A Juarez Poletto, amico brasiliano, un grande poeta che vive a Curitiba, che praticamente ci ha scritto, ci segue, ci ha inviato anche una poesia piccolissima, piccolissima, che la voglio subito leggere, immediatamente. E in italiano, perché lui conosce bene anche l'italiano. Io sono un uomo distratto, è la mia natura. Qui fa inverno, vorrei l'estate, il mio sangue freme e si raffredda nella brezza del cuore. Carina Juarez, grazie Juarez, obrigado, mio amico querido, mio compagno, valeu Juarez. Va bene, allora già la prima fase l'abbiamo fatta l'altra volta, del primo stocco di poesie. Stasera ci sarà il secondo stocco di poesie, quindi attendiamo le vostre segnalazioni e domenica faremo la solita classifica. Stasera, oltre gli amici poeti che fanno poesie, che si divertono, che si ispirano, pieni di grazia, ecco, e che ci mandano appunto i loro versi, abbiamo anche poeti Thomas Eliot, Oscar Wilde, Gabriel García Márquez, Khalil Gibran, Majakowski, Olga Pissetti, Ferlinghetti, certo García Lorca, insomma abbiamo un po' di tutto. Va bene, allora saluto Frank Migliore che sta guardando, ciao, sto arrivando, va bene? E noi iniziamo subito con la prima poesia di questa sera. È proprio di Khalil Gibran. Non sono un artista. Non sono né un artista né un poeta. Ho trascorso i miei giorni scrivendo e dipingendo, ma non sono in sintonia con i miei giorni e le mie notti. Sono una nube. Una nube che si confonde con gli oggetti, ma ad essi mai si unisce. Sono una nube. E nella nube la mia solitudine, la mia fame, la mia sete, la calamità. È che la nube, la mia realtà, anela di udire qualcun altro che dica: non sei solo in questo mondo, ma siamo due insieme e io so chi sei tu. Gibran, il nostro Gibran, e passo subito la linea a Giorgio per la seconda poesia. Vai! Passiamo a Thomas Stern Eliot, La morte per acqua. Flebas il fenicio, morto da 15 giorni, dimenticò il grido dei gabbiani e il fondo gorgo del mare e il profitto e la perdita. Una corrente sottomarina gli spolpò le ossa in mormorii. Come affiorava e affondava, passò attraverso gli stadi della maturità e della giovinezza, procedendo nel vortice. Gentile o giudeo, oh tu che volgi la ruota e guardi sopravvento, considera Phoebus, che un tempo fu bello e alto come te.
Thomas Stern Eliot, La morte per angelo. E non può mancare lei, la nostra amica Valeria, che invece manca, cioè oggi non è presente, stranamente non è venuta, però la sua poesia c'è ed è una bella poesia che si chiama Su sassi incalpestati. Ballino. Su sassi incalpestati ho smarrito aurora, pur mia e non datata. Il cielo verde senza fiori nel blu, cespuglio delle ortensie nuove, nuove ferita, tampone di nuvola lontana, orizzonte suono al tempo che matura. L'amore non rammenta ragione, nel qui laggiù raccoglimento ninna impaccia per lune di sguardo, lo sguardo che si dona, perdura nel silenzio che si ignora, un mattino forse un nome pronuncerà. Valeria Spallino, Su sassi incalpestati. Oscar Wilde, Vita nuova da rosa mistica. Stavo dinanzi al mare arido e le onde con gli spruzzi sul viso nei capelli mi colpivano, lunghi fuochi rossi ardevano nel cielo, urlava il vento, verso terra stridevano i gabbiani. Perché? Gridai, la mia vita è di dolore, è come il mare, i miei campi turbinosi non producono alcun frutto, erano lacere, squartate le mie reti, tuttavia come ultimo dado le gettai nel mare e attesi. Non la fine apparve, lo splendore delle acque nere del passato emerse in membra candide. Oscar Wilde, Vita nuova da rosa candida. Non può mancare, eh? Non può mancare Vladimir Majakovskij. Il pezzo è Veramente a voi non prudono ambedue le scapole. Veramente a voi non prudono ambedue le scapole? Se dal cielo l'arcobaleno pende o è azzurro senza una sola toppa, davvero voi non prudono ambedue le scapole? Davvero non si vuole che da sotto le bluse, dove prima c'era la gobba, gettato via il peso delle camicie e fardello, si distendano un paio di ali? Oppure la notte, quando le stelle si accendono e le orse tutte si arrampicano, davvero non fa invidia, davvero non si vuole. Si vuole, ad ogni costo si vuole. Si sta stretti, è in cielo, la vastità un buco,
alzarsi in volo verso i villaggi degli dèi, presentare al signore delle schiere un ordine di sfratto dall'ufficio centrale per gli alloggi. Kaluga, perché ti sei cinta con un prato? Dormi in una fossa del terreno? Tambo, Kaluga, in alto come passeri. Bene, se ha deciso di sposarsi, battere l'ala e oltre 200 province, strappò una piuma allo struzzo e la rese in dono alla fidanzata. Sarato, perché hai sgranato gli occhi? Incantata, da un punto d'uccello in alto come rondine, bene così, lavoro pulito, sera. La sera vuole scagliarsi contro la porta o semplicemente guardi, l'alba è spuntata e cominci a gara a rincorrere e rincorrere. Ma la gente è un popolo senz'ali, la gente creata secondo un cattivo piano, la schiena e nessun profitto. Comprare un aereo ciascuno, questo soltanto resta, e cresceranno la coda, le piume, le ali, il petto a punta per qualsiasi volo. Staccati da terra, vola squadriglia, Russia, spicca il volo come flotta aerea, presto, perché tesati come una pertica da terra, ammirare la volta celeste, perforata. Avio, Vladimir Majakovsky, veramente a voi non prudono ambedue le scapole. E Majakovsky, e vabbè. E chi si arrende? Gabriel García Márquez. Quasi una poesia. Una donna intelligente. A quanti uomini ho sentito dire che desiderano una donna intelligente nella loro vita? Io li incoraggerei a pensarci bene. Le donne intelligenti prendono decisioni da sole, hanno desideri propri e mettono limiti. Tu non sarai mai il centro della sua vita, perché questa gira intorno a se stessa. Una donna intelligente non si lascerà manipolare né ricattare. Lei si assume le responsabilità. Le donne intelligenti mettono in discussione, analizzano, litigano, non si accontentano, avanzano. Quelle donne hanno avuto una vita prima di te e sanno che continueranno ad averla una volta che te ne sarai andato. Lei avvisa, non chiede permesso. Queste donne non cercano nella coppia un leader da seguire, un papà che risolva la vita, né un figlio da salvare. Loro vogliono seguirti. Non vogliono segnare la strada a nessuno, vogliono camminare accanto a te. Lei sa che la vita senza violenza è un diritto, non un lusso né un privilegio. Loro esprimono rabbia, tristezza, gioia e paura allo stesso modo, perché sanno che la paura non le rende deboli, nello stesso modo in cui la rabbia non le rende maschili. Queste due emozioni e le altre tutte insieme le rendono umana e basta. Una donna intelligente è libera perché ha lottato per la sua libertà, ma non è una vittima, è sopravvissuta. Non cercare di incatenarla, perché lei saprà sempre come scappare. La donna intelligente sa che il suo valore non risiede nell'aspetto del suo corpo. Pensaci due volte prima di giudicarla per età, altezza, volume o comportamento sessuale, perché questa è violenza emotiva e lei lo sa. Quindi, prima di dire che desideri una donna intelligente nella tua vita, chiediti se sei davvero disposto
ad inserirti nella sua. Gabriel García Márquez. Olga Pissetti. Olga Pissetti è una brasiliana, docente universitaria. La poesia si chiama poesia. Eccolo qua, l'abbiamo trovata. Ci vuole una professione per guadagnarsi da vivere. Diceva mio padre, vita, il pane mangiato, l'aria respirata, l'incontro programmato, e mi chiuse in un collegio, immerso in una biblioteca, biologia, fisica, chimica, matematica, filosofia, trigonometria. Ah! E mio padre disse, non voglio correre il rischio di avere una figlia che sogna così tanto al punto di essere una poetessa. Mio padre non sapeva che la donna è poetessa per natura. Alla fine dell'anno si arrabbiò. Pensò di avere buttato via tutti i soldi. Ero poetessa, tale e quale di quando ero entrata. Quello che lui ignorava di più è che la poesia è uno stato d'animo, una pace interiore, un modo molto speciale di sentire e vivere la vita, che sia brutta o bella. E mio padre allora disse che io non sarei servita a fare qualche cosa. E aveva ragione, la poesia non è qualche cosa. Olga Pissetti, poesia. Arrivo, picco buco, il resto ci sta. Stasera grande successo, abbiamo un sacco di amici e mi devo dividere. Barbara Lo Fermo, chiaro di luna. Chiaro di luna, note di magia, invadono il mio cuore di romantici pensieri, composti di frammenti che come magia creano delle sinfonie di speranza, cancellando le nubi oscure nei cuori di chi ha spento la speranza di parole, parole che plasmano, parole di vita eterna. Barbara Lo Fermo, chiaro di luna. Eccolo qua, Riccarda Balla che ha mandato un'altra delle sue poesie particolari, le chiamiamo così, particolari. Si chiama Ometta Pina. Ometta Pina, o me, disgraziata donna, o me, derelitta, me sventurata, sono l'ombra dell'anima mia. Direbbe Lorca, un po' depresso dall'andazzo delle cose, oh, me triste dall'incerto destino sventurato. Direbbe Neruda, fissando il tremore degli astri azzurri, o me solitaria che devo sentire verità che ho detto distorte da furfanti,
Kipling. Anche lui si domanda: ma come si fa a tener duro circondati da questa gentaglia? Vabbè, facciamoci un aperitivo. Ullalala. Sarà il bianco di Pachino, sarà un salamino eccezionale, sarà l'aperitivo, sarà che la serata e il panorama espirano, sarà che in fondo hic sunt leones, sarà che non c'è due senza tre, che poi non capisco, questo porre un limite senza quattro, senza sei, senza dieci, beh cavolo. Insomma, ragionando come io riesco a fare, ovvero evitando i ragionamenti ed agendo, altrimenti porrei dei limiti e mi bastano quelli degli altri che sono notevoli. Mi sono venuti pensieri. Pensieri. Da fare impallidire un nazifascista. La mia fortuna, un cuscino, un profumo, gli abbracci che ci permettono di dimenticare il motivo della nostra tristezza ed il coraggio per raggiungere ciò a cui si tiene. Mi piace, proprio mi piace. Caldo sole che picchiava bruciando i miei piedi, un giro solo, sole caldo, mi fa sudare. Genesis, I can't dance. Cristo, non era così la scommessa. Ridammi subito il mio tamburo, tu hai la tua croce, direbbe Gunther Grass, legno per latta. Ecco quindi, signore, io ti propongo, riprenditi la croce e liberaci anche di loro. Riccardo Balla, come la fina. Detta anche Ricky Dance. Ciao cara. Miriam Di Paola. E di gente. Ciao ragazzi. Dov'è Bibi? E allora, passiamo a un'altra amica. Ciao Giuse. Ciao Bibi. Una sempre presente con le sue bellissime poesie. Ciao Francesco, ciao Lisa, vita apparente Chiara Nalbone. Come mi sento stasera? È difficile saperlo. Vago, con gli occhi su tutti gli spigoli di una camera. Potrebbero farmi male se fossi davvero qui. Ora, tachicardie ostinate rimbombano, qualcosa vuole uscire fuori. È il cuore che ancora non ha capito che deve solo battere, estraniarsi, non ascoltare nessuno. Mi rifiuto di scrutare le motivazioni di questa vita apparente. Non sono triste, non sono felice. Sono quella che sono in questo momento anomalo, in cui desidero quel fruscio strano nelle mie orecchie vuote. Non ho nemici, non ho compagni, ho solo piedi in equilibrio su un filo che non esiste, con la paura di cadere. Chiara Nalbone, vita apparente. Bravo. E andiamo a Giorgio Omodeo Sale. E la sua poesia si chiama Via col vento. Milano è sempre brutta d'estate, la grigia umidità della calura,
la sporca nudità dell'aria impura. L'asfalto delle strade non lavate, Milano che si lecca le ferite di 3 mesi passati dietro ai vetri, a contare su marciapiedi tetri persone incerte che passano smarrite. La ragazza carina in bicicletta attraversa veloce la mattina, le sorrido, non so se mi dà retta, va in bicicletta con la mascherina. Milano sola, Milano in museruola, Milano senza scala e senza scuola, Milano triste che non si consola, Milano che fatica e che non vola, Milano del lavoro virtuale, centro deserto, economia virale. No abbraccio, no stretta di mano, ma il gomito non è vera Milano. Milanesi fratelli, popol mio, tiremo innanzi e confidiamo in Dio. Di moggio in moggio arriva il necrologio, teniamo basso il tasso del contagio, però passiamo dal disagio all'agio. E se questo comporta qualche rischio, se senza maschera la vita bella, come disse Red Butler a Rossella, allora praticamente me ne infischio. Giorgio Omodeo Sale, Via col vento. Grande Giorgio, del resto nome omen. Sara Chiarello. Sara Chiarello, ho visto la città ovattata. Mi sono pettinato. Ho visto la città ovattata dalla nebbia, le sue montagne velate ed il suo mare di cristallo. All'improvviso appare sereno e dolce un bimbo. I suoi occhi sono come fari, fari nella nebbia. La sua pelle è scura e ruvida, la sua voce è soave e chiara, le sue parole sono come pioggia, è rugiada nella terra, ogni filo di erba brillante. Arrivo da molto lontano per te, solo per ricordarti che tu sei come me. Tu ritornerai nel luogo della tua nascita e ripartirai, riprendendo un altro cammino, sarai come me. E dirai anche tu le mie stesse parole. Sorella, fratello. Sara Chiarello. C'è una linea, c'è una linea sottile che divide il demenziale dal rivoluzionario, il folle dal normale, e che dire poesie in un pub, la gente è la confusione più incredibile, in un centro storico attraversato da tuk-tuk, da biciclette, mentre le persone si baciano, si abbracciano e si sente la birra che fuoriesce. È una linea molto sottile, non si capisce quanto sia normale, quanto sia rivoluzionaria la cosa. Comunque, ho sentito. Andiamo a Lorenz Verlinghetti. Lorenz Verlinghetti, le donne di Sorolla. C'è la sedia storica. Le donne di Sorolla, dagli elegantissimi cappelli, sdraiate sulle sue spiagge di tela,
incantavano gli impressionisti spagnoli ed erano ritratti fraudolenti del mondo per il modo in cui la luce giocava su di loro, creando illusioni d'amore. Non riesco a non pensare che la loro realtà fosse quasi altrettanto reale del mio ricordo di oggi, quando l'ultimo sole stava sospeso sulle colline e io sentivo il giorno precipitare come i gabbiani che si tuffavano fino quasi a terra, mentre gli ultimi gitanti si sdraiavano e si amavano nel giallo delle ginestre ventose, trovando resistenza e resistendo, straziandosi ancora e ancora, finché l'ultimo rovente climax sospeso, a cui alla fine non era più possibile resistere, li faceva gemere e gli alberi della notte si alzavano. Lawrence Ferlinghetti, la birra è nera e non bionda. Grazie. Toccherebbe anche a me. E vabbè, ma che devo fare? Siamo... Abbiamo un problemino. Abbiamo adesso Enzo Adragna con una poesia in lingua siciliana, donna siciliana. Cortesia, un po' di silenzio. Non porti più la tuscia sopra la testa, nella quartara e zinco alla fontana. Ti tempi tu canciati e si matura come la figo all'arvolo bifara. Le tizze bionde non porti più attaccate sotto il velo vissuto e sotto scuro. Le sciocchi all'aria, lo sole passa in pinci, fa riverenza e dopo se ne acchiana. Sicilia, terra mia, ramuri e chianto, non sei soltanto terra ribannera, che ha scritta rossa mafia, mafia, mafia. Ma si terra, risti occhi a cussi verdi, mari, rausto cielo di settembre, occhi ramuri, donna siciliana. Enzo Adragna. Lui si chiama Paolo Rossi e ha mandato questa poesia che si chiama Passi felpati. A passi stretti, quasi felpati, in punta dei piedi, entravo nel cuore stretto tra una gola e un'anima, rapace, che volava da sola. A passi stretti mi raccontavi chi eri. La luce saliva dal cuore, illuminando le stelle, con umiltà negli occhi lucidi di luci. A passi stretti il cielo prendeva i colori mentre guardavi bisbigliando i perché, come se fosse un saluto con le parole di un muto in un silenzio assoluto. Le stelle si accendevano, emozionando un saluto, io fermo, lì, muto. Gian Paolo Rossi, passi felpati. Sempre con noi Carlo Sanvitale. Carlo Sanvitale, i veri amori lasciano tracce. I veri amori lasciano tracce, come sugli alberi i fulmini, li spezzano. O quel piccione zoppo tra i binari, il barbone in carta pecorito
è monumento a delusioni, al suo grande amore. La follia, la traccia bella di una storia vera, i folli, se li riprende Dio, puliti come sono, senza pene. E da loro chiede niente. Quelli si spogliarono di tutto, incautamente, per amore, ma solo per amore. Carlo San Vitale, dedicata a chi l'abbiamo noi. D'altra parte, com'è che nasce il cabaret, no? Il cabaret nasce a Parigi, allo Château Noir di Parigi, e si mangiava, si beveva molto, molto si beveva, c'era un po' di confusione. E c'era l'intrattenitore che saliva sul palco, c'era chi suonava, poi chi del pubblico si alzava, saliva sul palco, recitava pure lui, insomma, era così, era l'avanguardia. Non a caso il cabaret, quello vero, che era scritto col K, quello vero, sì, la vero. Grazie. Dicevo, col K, c'erano personaggi particolari che lo frequentavano, non so, tipo Kurt Weill, Bertolt Brecht, insomma, era di un certo livello. Questo qui è un pub di livello, fuori livello, senza passaggio a livello. Vi ricordo che c'è anche il mio libro, che si chiama Cadavere in trasferta, lo vedete al contrario perché vabbè, comunque. Pure qua, oltre le birre, prendiamo anche il libro di Bibi Bianca. Ecco qua, approfittiamo a questo punto. Poi se c'è qualcuno che vuole fare un annuncio economico, non so, cercasi badante romena, cose. Facciamo di tutto. Anche poesia, e per questa ci vuole un silenzio assoluto, quello che non troveremo mai. No, silenzio assoluto. No, per questo deve essere un silenzio assoluto. Perché? Insomma, cosa si sente? Pure le casse non funzionano. Perché Garcia Lorca, la luna cammina sull'acqua. La luna cammina sull'acqua. Com'è tranquillo il cielo, va segando lentamente il tremore vecchio del fiume, mentre un ramo giovane la prende per uno specchio. Garcia Lorca, la luna cammina sull'acqua. Tremendo, ma momento clou della serata. Momento clou della serata. Qua stasera ci sono gli amici dell'AFAP. Io mi sono permesso di leggere una storia, anche se l'ho dovuta in qualche modo concentrare per renderla più facilmente leggibile. Ciao Marà. 5 anni fa Davide è entrato nelle nostre vite. Le assistenti sociali ci dissero che Davide aveva solo la madre, una ragazza con tante difficoltà e con gravi carenze affettive, e che non era in grado di prendersi cura di suo figlio. Davide aveva 14 mesi ed era sempre vissuto in una casa famiglia. Ricordo ancora il primo incontro al centro affidi. Davide era seduto per terra e giocava con dei giornali. Ci dava le spalle. Io e mio marito ci tenevamo per mano e il cuore ci batteva forte. Non dimenticherò mai il suo dolce sorriso e le sue braccine che si allungavano verso di noi. Venne subito in braccio e ci guardava con tanta curiosità. Vista la reazione positiva, ci permisero di portarlo con noi per un paio d'ore. Da quel giorno tutto proseguì molto velocemente. Dopo una settimana lo potevamo prendere la mattina per poi riaccompagnarlo alla casa famiglia la sera.
dopo cena, è così per 10 giorni. In questi giorni credo che tra noi e Davide sia proprio nata una connessione, un legame profondo. La sera lui non voleva lasciarci, si aggrappava a me con tutta la sua forza, urlava e piangeva, ed era straziante separarci da lui. Finalmente il 10 luglio 2015 arrivò il decreto che autorizzava Davide al pernottamento presso di noi e ci autorizzava a portarlo con noi in vacanza. Davide era un bambino molto nervoso e a modo suo indipendente. Se voleva una cosa, cercava di farla da sé, non chiedeva mai niente. E se non riusciva, urlava, scalciava, ed era quasi impossibile poterlo calmare, perché sembrava non ascoltare nulla. Così anche la notte. Si svegliava spesso in preda al panico, urla e calci, e quelle crisi duravano anche ore. Noi sapevamo che avremmo dovuto affrontare queste sue paure, e per questo ogni volta che arrivavano le crisi, io, prendendo calci, lo abbracciavo comunque e gli parlavo all'orecchio, cercando di rassicurarlo e di dirgli parole dolci. Lo accarezzavo e lo baciavo, e così lui, piano piano, iniziava a respirare più lentamente. Mi toccava la faccia con la sua manina e si addormentava sereno. Ancora oggi, quando sta male, vuole stare in braccio. Mamma, dormiamo appiccicati. Dopo un paio di mesi circa, le sue crisi notturne piano piano andavano scomparendo, e durante il giorno era sempre più raro un suo scatto d'ira. Quell'estate Davide iniziò a camminare e dire le sue prime parole: mamma e papà, mamma e papà, mamma e papà. Le ripeteva sempre, continuamente, e a differenza dei primi giorni, lui adesso si affidava completamente a me. Mi cercava e mi chiamava in continuazione, e non provò più a fare tutto solo, ma chiedeva sempre di me. Il 29 settembre 2015 venne emesso il decreto di affido, e veniva altresì sospesa la potestà genitoriale della madre. Io e mio marito siamo stati nominati dal giudice tutelare, tutore e protutore di Davide. Nel decreto di affido inoltre vennero stabilite le modalità di incontro con la madre presso lo spazio neutro. Purtroppo dopo questi incontri gli incubi notturni riaffioravano, e almeno per un paio di notti dopo ricominciavano con le crisi, le urla, i calci, ma poi con un po' di coccole e parole dolci fortunatamente tutto passava. Gli incontri con la madre in realtà si svolgevano in modo sereno. Lei purtroppo arrivava sempre tardi e il tempo che trascorreva col bambino era molto poco. Poi la assistente sociale incaricata di monitorare gli incontri ci chiese di allontanarci e di tornare a prendere il bambino all'orario previsto. Anche la madre, d'altronde, a parte i saluti iniziali, tendeva più a stare con me che con il figlio. Dopo il quarto incontro circa, la mamma comunicò che era nuovamente incinta, già di 5 mesi, e da quel punto il Tribunale dei Minori, nel mese di luglio 2016, emanò un decreto di sospensione degli incontri tra la madre e il bambino. L'ultimo incontro era avvenuto alla fine di maggio 2016, e da quel momento non abbiamo più saputo nulla di lei. In questi anni la nostra vita è trascorsa con grande serenità, come una normale famiglia felice. Le crisi notturne non sono mai più tornate. Abbiamo avuto però qualche piccolo problema, sì, un ulteriore ostacolo, l'inserimento a scuola. Anche se ora sono convinta che le difficoltà di Davide non sono state diverse da qualsiasi altro bambino che ama la sua mamma. I primi mesi decidemmo di non portare a scuola Davide, sia per la sua tenera età, 16 mesi, sia per il suo bisogno di stabilità. Al compimento dei 3 anni, Davide iniziò ad andare all'asilo, e lì cominciarono i problemi. Il distacco per Davide era traumatico, piangeva disperato, urlava che voleva la mamma e si aggrappava a me con una tale forza che le maestre dovevano strapparmelo dalle braccia. Io lo lasciavo disperata, ma tutti mi dicevano che era giusto così, che Davide avrebbe capito. Un giorno decisi di parlare con lui, come ho sempre fatto. Gli chiesi perché piangeva così e di cosa aveva veramente paura. Davide, con una eccezionale dizione, mi rispose: mamma,
Se io faccio il monello, tu non mi vuoi più? Non mi vieni a prendere più? A quel punto con le lacrime capii la paura dell'abbandono del mio bambino e cercai di rassicurarlo. Davide, anche se fai il monello, la mamma ti vuole sempre, non ti lascerà mai e ti verrà sempre a prendere a scuola. Da quel momento tutto è cambiato, Davide ora va a scuola con grande entusiasmo, ha un ottimo rapporto con i compagni e si impegna in ogni attività. La mattina mi dà un bacio e mi dice: mamma, ci vediamo dopo, ti amo. A novembre del 2018 decidiamo di presentare istanza per la dichiarazione di stato di adottabilità del bambino e nel dicembre dello stesso anno il procedimento inizia per lo stato di abbandono. Due lunghi anni fatti di colloqui, visite mediche, visite psicologiche, psichiatriche, udienze con il giudice. Paura, paura, paura di perdere il nostro bambino. Sono passati 5 anni. Davide ha da poco compiuto i 6. È proprio durante il periodo più brutto per tutti, questa pandemia che porteremo per sempre come una ferita nel cuore, per noi è avvenuto il miracolo. Oggi Davide è, anche davanti alla legge, nostro figlio legittimo. Permettetemi, ma l'applauso. Adriano, non sei venuto. Comunico. Signori, Bibi, dov'è il maestro? Me lo cercate il maestro? Faccio i presaluti in attesa che il maestro venga a chiudere lui la trasmissione. Abbiamo il piacere di avere con noi Franky Migliore, che finalmente si è deciso a venire. Se ti vuoi fare vedere, Bibi, se vuoi fare i saluti. Bibi oggi è particolarmente traumatizzato dalla quantità di persone che è venuta. Sì. Ciao a tutti!